scusa, che macchina fotografica? Una normalissima. Non puntarla verso di me e chiudi l'obiettivo. Ma non ho fatto niente, ho solo... Ma dove è andato? L'ingresso è un po' traumatico, amico, ma piano piano ti ci abituerai. Bugs Bunny. Che ti aspettavi, fratel coniglietto? Tu sei un cartone, non esisti. Non esisto, dici? Se non esistessi, potrei fare questo. Guardate, quello non è Michael. Sì, è Michael. È lui, è Jordan. Pallacanestro. Mi ha temblato di vedere... È vero, era proprio Michael Jordan. Mi perdoni, signor Jordan, posso avere il suo auto, la sua firma, grazie. Indietro, il dottore deve fargli una visitina. Cosa? Un po' troppo alto. No. Ti fende? No! Vediamo, sei pronto per fare un giretto? Sì. Vediamo un po' che c'è qui dentro. Io darò ribu. E dopo la gola. Ecco fatto. È assolutamente ok. Ma che succede? Finalmente, Michael, era ora che tu me lo chiedessi. Vedi, certi alieni venuti dallo spazio vogliono ridurci in schiavitù in un loro parco divertimenti. Nessun problema, penso, sono piccoli e per non rischiare li abbiamo sfidati a pallacanestro. E guai è che ora non sono più piccoli, sono giganteschi! E dobbiamo batterli lo stesso perché vogliono metterci in catene, farci diventare fenomeni da baraccone, le stesse barzellette tutte le sere per l'eternità. Saremo chiusi in gabbia come bestie feroci e costretti a esibirci per un branco di tizi, sguardo ebete, cranio a palla, privi di umorismo alieni! Quello che sto cercando di dirti è che... abbiamo bisogno di te! Sono un giocatore di baseball adesso. Certo, e io sono un attore shakespeariano.